Vita nuova e cambio campo per il Granata che bagna le solde a 100 Ghizzi con la vista nuova fetta calcio. Giallo-blu che davanti si affidano alla coppia offensiva formata dal nuovo arrivo Muratori, ex Gabice Gradara Calcio, da confermatissimo Francesco Baldinini. Granata invece che si affidano in cabina di regia all'ex Bellaria Mastia e all'estero Di Boni. La squadra di Cantoni si rende pericolosa al calcio piazzato, ma il colpo di testa di Fiori risulta fuori misura. Il Granata però passano attorno al decimo minuto quando al calcio piazzato Boni individua la traiettoria giusta beffando Semprini. Il replay ci mostra la prudezza del giocatore in maglia numero 10. Padone di casa pericoloso ancora una volta a calcio piazzato, il tiro viene ribattuto dalla barriera giallo-blu, sfera che giunge sul piede caldo di Fiori, la cui battuta viene bloccata da Semprini. Al primo vero affondo i Novafetti appassa, da rimessa laterale risulta prezioso il solito movimento di gambe di Francesco Baldinini che nel proteggere la sfera viene atterrato al limite dell'area di rigore. Siamo attorno al minuto 40, da calcio piazzato Muratori non perdona trovando una gemma che si colora di giallo-blu quando si infila in fondo alla rete. Per Muratori si tratta del secondo gol in gare ufficiali e la dedica va anche a loro, ai tifosi giunti al seguito. Ad inizio ripresa Sebastiani fa gridare a gol la folla nuova frettese, ma la sua volée si perde sui piedi della retroguardia di casa che tuttavia mette nelle condizioni Baldinini di colpire di testa il pallone senza trovare fortuna. Il Novafeti va vicinissimo al sorpasso al minuto 7 della ripresa quando l'ennesimo traversone di Sebastiani viene respinto dalla difesa di casa, recuperato successivamente Mamutai che deposita il pallone sul piede preferito di Cupi, cui tiro scheggia la traversa. Il Granata a questo punto esce dalla propria metà campo e cerca di rendersi pericoloso questo tiro da distanza proibitiva ad opera di Limoni. Fa l'esordio con la maglia giallo-blu in campionato anche Alessio Balducci, che partito titolare ci fa vedere con questa conclusione che Oreste blocca senza problemi. Nel finale episodio da Moviola, Rinaldi esce dalla propria area di rigore, resiste a una carica e imposta per Sebastiani che approfittando di un liscio tra Maroni e Ugone, la prendo io, la prendi tu, si incunea in aria e viene stoppato così dal muro Granata. Il replay ci mostra la realtà dei fatti. In contropiede al 95esimo Salvini prova la progressione, sfornando al centro questo tiro cross non raccolto da nessuno dei suoi compagni. Termina qui una gara conclusasi con un punto a testa.